Scegliere un buon monitor da gioco non è mai facile. I modelli sul mercato sono moltissimi e i prezzi davvero tanto vari. Su questo canale vi abbiamo spesso raccontato modelli pensati per sfruttare le vostre console o schede video, oppure vi abbiamo suggerito i migliori TV per giocare. Quest'oggi, tuttavia, vogliamo concentrarci sì su dei monitor, ma sui più economici ma sempre adatti al gaming. Infatti, in questo video non troverete banalmente i monitor meno costosi, bensì quelli con il miglior compromesso possibile. Cominciamo subito! E cominciamo da BenQ, azienda che, da un po' di tempo a questa parte, ha spesso un occhio di riguardo per i videogiocatori, creando modelli pensati per sfruttare al meglio le vostre schede grafiche e console. Il modello su cui ci soffermeremo quest'oggi è EL2870U, nella sua versione da 28 pollici. La tecnologia che anima il display di questo monitor è quella TN, da sempre un ottimo compromesso tra fedeltà dei colori e resa dei neri. Per quanto riguarda il tempo di risposta invece c'è da gioire, il monitor ha una risposta velocissima con un millisecondo di ritardo. Non mancano infine anche due tecnologie molto note e apprezzate, per la gioia di tutti gli smanettoni, ovvero HDR e FreeSync. Nel primo caso, nonostante il pannello non vanti moltissimi nit, circa 300, parliamo comunque di un HDR certificato, quindi soddisfacente. Nel secondo caso invece parliamo di una tecnologia ormai imprescindibile per i giocatori, capace di eliminare il tearing. Completa il quadro un design minimale e ben realizzato, due porte HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4. Passiamo invece a LG32UN500. Anche in questo caso entrambe le tecnologie HDR e FreeSync sono supportate e perfettamente funzionanti. La vera differenza tra questo pannello e quello precedente riguarda la tipologia del display, in questo caso LED VA. In sostanza ciò che vi ritroverete davanti è paragonabile a un TV LCD. Insomma, come per il monitor precedente, un buon compromesso tra tempi di risposta, resa dei neri e fedeltà dei colori. Riguardo al design invece bisogna fare un plauso ad LG per aver creato un piedistallo veramente poco ingombrante. Eccezionale anche la connettività, con ben due porte HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4. Il 1440p, da sempre la risoluzione preferita dei PC gamer, da qualche tempo approdata anche su console, è un ottimo compromesso specie se non si vuole esagerare troppo con le dimensioni. Ritorniamo dunque nuovamente dalle parti di BenQ, con questo modello denominato BL2420PT, è perfettamente compatibile con la risoluzione 1440p, lo schermo è un LED, ma sprovvisto della tecnologia HDR e FreeSync. Nonostante ciò riesce ad essere perfetto per i videogiocatori, merito di un input lag ridotto all'osso, 5 millisecondi, porte USB, DisplayPort e HDMI. Un altro modello a risoluzione 2K è Philips 2450E1S, un pannello che, pur non raggiungendo prezzi folli, ha delle caratteristiche davvero premium. Questa volta infatti abbiamo una tecnologia dedicata ai colori, in grado di aumentare molto la resa dello schermo, e il FreeSync a supporto per tutti i giocatori. La risposta del pannello è di un millisecondo, mentre invece la tecnologia dello schermo è di tipo IPS, ovvero molto precisa nella fedeltà dei colori, ma poco adatta alla visione di film o serie TV, in quanto la resa dei neri è poco accentuata. Il 1920x1080p è ancora una valida scelta, soprattutto in ambito PC e con schermi con una diagonale non troppo pronunciata. E a tal proposito vi suggeriamo il modello LG24ML600S, un pannello IPS quindi, fedelissimo nella riproduzione dei colori e nell'angolo di visione, ma poco adatto ad una buona resa dei neri. Per quanto riguarda i giocatori, questo monitor offre un millisecondo di risposta e la tecnologia FreeSync, per immagini sempre sincronizzate e prive di tearing. Buona anche la connettività, che come sempre si divide in DisplayPort e HDMI. Chiudiamo la nostra carrellata di schermi con un altro modello LG, questa volta il 24GN53A, pannello LED con un millisecondo di risposta e tecnologia FreeSync.
Questo monitor fa parte della serie Ultra Gear di LG, è quindi molto adatto al gaming, come dimostrano anche le sue caratteristiche. Non a caso, a differenza degli altri pannelli che vi abbiamo elencato, ha un refresh rate che si spinge fino ai 144Hz, davvero utile per configurazioni PC di fascia alta. Nulla da rimproverare anche per quanto riguarda la connettività, DisplayPort e HDMI, e al design poco aggressivo e minimale. E voi? Qual è il vostro schermo ideale? Fatecelo sapere con un commento e non dimenticate di iscrivervi per non perdere i prossimi contenuti video.